Il Castello di Verde è una fortificazione situata nel comune di Colli Verdi, in provincia di Pavia. L'edificio è posto a 785 metri sull'altura, in posizione elevata, sopra la frazione di Mombello di Valverde, Colli Verdi. Si trova nell'oltrepò pavese, tra la Val di Nizza e la Val di Tidone. Ha ampia visuale sulla pianura padana e sul castello di Zavattarello. Castello di Verde è situato in una tipica posizione isolata, sulla cima di un alto colle. Nei pressi sorge anche una chiesetta dedicata alla Madonna della Neve, fatta innalzare dai Malaspina e ricordata nelle visite vescovili dal 1597 in poi. Valverde può vantare una storia di oltre 2500 anni, con una testimonianza inoppugnabile. I reperti archeologici di fatto sull'erta di Verde sono affioriti molti reperti, la cui tipologia è propria dell'età del ferro. Compare come corti di Verde nei possedimenti dell'abbazia di San Colombo di Bobbio nell'833, nel 1814 con la creazione della diocesi di Bobbio. Passa alle dipendenze del vescovo di Bobbio, rimanendone anche dopo l'occupazione di Piacenza, con l'amministrazione prima piacentina e poi dei conti Landi, 1155-1351. Il complesso, pur se inserito in un parco comunale, versa in stato di degrado, edificato in arenaria. Visibile vi è una massiccia torre a base cilindrica, dalla base scarpata termina con una cordonatura. Vedi la torre, si sviluppa il sentiero delle farfalle, regno di rarissimi esemplari di lepidotteri. È stato progettato in collaborazione con il Dipartimento di Ecologia dell'Università di Pavia, unico nel suo genere, in Lombardia. L'itinerario didattico si svolge per 1 chilometro, in area attrezzata. La gestione viene svolta dal comune.